La National Gallery è una delle principali gallerie d'arte di Londra. È un vanto supremo di Trafalgar Square. È un luogo immenso, pieno di dipinti dell'Europa occidentale dal XVIII secolo al XXI secolo. In questa celebre galleria d'arte potrete trovare opere di maestri alla portata di Van Gogh, Da Vinci, Botticelli, Constable, Renoir, Tiziano e Stubbs. La National Portrait Gallery, sempre a Trafalgar Square, ospita la collezione di volti e personaggi più grande del mondo, spaziando in diverse epoche. La galleria dispone anche di una collezione fotografica e di uno dei migliori ristoranti attico di Londra. La Tate Modern è il museo nazionale britannico di arte moderna e contemporanea. Si trova sulle rive del Tamigi. La forma unica dell'edificio si deve alla sua grande precedente funzione di centrale elettrica. All'interno troverete mostre temporanee, dedicate ai migliori artisti come Damien Hirst o Gauguin. Troveremo poi tante altre gallerie d'arte, come per esempio la Royal Academy of Arts, la Saatchi Gallery, la Barbican Gallery oppure la Serpentine Gallery. Ma oltre alle gallerie d'arte e ai musei, troviamo monumenti molto importanti, per esempio come la Torre di Londra, che è una fortezza di epoca normanna che fu stata commissionata da Guglielmo il Conquistatore intorno al 1060 e dichiarata nel 1988 patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. È conosciuta anche con il nome di Torre Bianca, poiché vi sorgono anche altre 20 torri, e originariamente la fortezza venne utilizzata come polveriera. La Torre di Londra è divenuta famosa per essere stata prigione di personaggi illustri ritenuti nemici della corona. Questi personaggi illustri furono anche soggetti dello scenario di numerose esecuzioni e torture, e secondo la leggenda alcuni fantasmi di tali malcapitati vagano ancora per la fortezza. Il Buckingham Palace, più che un monumento, è la residenza ufficiale della famiglia reale del Regno Unito ed è la sede delle cerimonie pubbliche. Costruito nel 1703, prende il suo nome per volontà del duca di Buckingham. È la residenza ufficiale dei reali inglesi dal 1837. Nel corso degli anni il palazzo è stato ampliato, ristrutturato e modificato diverse volte. Secondo una dichiarazione ufficiale del 1999, Buckingham Palace ha circa 775 stanze. Non è certo da sottovalutare il Big Ben, che è la campana che si trova sulla famosa torre dell'orologio, il Tower Clock, del palazzo di Westminster, House of Parliament di Londra, forse la campana più famosa al mondo, anche se comunemente il suo nome non associa a tutta la torre dell'orologio. Il Big Ben pesa circa 13 tonnellate ed è la terza campana più pesante d'Inghilterra, ha un diametro di 7 metri. I suoi rintocchi hanno un raggio di 2 km. La torre presenta 4 quadranti, uno su ogni lato. Ciascun quadrante è lato 8 metri, la lancetta delle ore poco più di 2 metri e mezzo, mentre quella dei minuti quasi 4 metri e mezzo. Ma non sono da dimenticare il Royal Observatory of Greenwich, cioè l'osservatorio di Greenwich, che indica il meridiano fondamentale, oppure il London Eye, il Trafalgar Square dove sono ospitate la National Gallery e la National Portrait Gallery, il Palazzo di Westminster e molti altri. Tutto questo perché può tornare utile nella vita quotidiana conoscere l'inglese, visto che è la lingua internazionale, oltre ovviamente al fatto che sono conosciute e parlate anche molto il francese, per esempio, oppure il tedesco. E queste lingue vengono sfruttate per esempio anche nel Campus Scout, come per esempio appunto durante il Jamboree, cioè la riunione mondiale degli scout, durante la quale ovviamente si riuniranno da tutto il mondo, come ho già detto, gli scout, e quindi ci saranno anche delle persone che avranno lingue diverse dalla vostra e quindi sarà necessario sapere come parlare e di cosa si sta parlando, conoscendo il Galateo, eccetera.